Secondi attimi. Storie di strade ritrovate, connessioni e seconde possibilità. E se tutti i problemi derivassero dal mancato ascolto di noi stessi e dalle deviazioni sulla strada che ci siamo scelti, forse, prima ancora di nascere? Gli ospiti che ascolterai ti racconteranno le loro emozioni ed i loro percorsi di vita trasformativi per riuscire ad ispirarti al di là dei risultati che avranno raggiunto. Io sono Valentina Mandilli, imprenditrice, LinkedIn expert e appassionata di relazioni umane. Ti accompagnerò in un viaggio che proverà a riconnetterti con la tua strada. Benvenuti nella puntata numero 3 di Secondi Attimi. Oggi abbiamo come ospite Cristian Tosolin, giornalista e social media manager del Comune di Trieste. Benvenuto Cristian. Grazie, ciao Valentina. Ciao. Allora, ti ho voluto qui perché secondo me anche tu, come gli altri ospiti, hai molto da dire e hai una storia anche, secondo me, particolare, anche perché fai un lavoro, no? Non di tutti i giorni, diciamo così. E quindi comincerei magari subito a chiederti, giornalista e social media manager, come mai questo connubio? Allora, parto con il dire che la figura del social media manager nella pubblica amministrazione nasce proprio da me tendenzialmente, nel senso che le pubbliche amministrazioni purtroppo ancora oggi stentano a riconoscere questo tipo di professionalità e questo tipo di mestiere, cioè diventa in qualche modo per chi ha i canali social un lavoro marginale, non so, uno fa il ragioniere, gli dicono va bene, ritagli di tempo, metti anche qualche post sulle pagine social dell'amministrazione. Funziona così, tu lo sai benissimo, certo. Anzi, diventa veramente un lavoro a strato tempo pieno, perché quando hai a che fare con i cittadini e parli a nome dell'amministrazione, piccola o grande che sia, comunque il lavoro grosso è proprio quello di relazione con le persone. Quindi la scelta un po' è stata una richiesta del mio comune, un po' è stata una mia scelta anche quella di accettare di prendermi questo impegno, è stata fatta però in base al fatto che l'amministrazione mi ha riconosciuto un ruolo ufficializzato, ecco, quindi da lì parte la mia storia di comunicatore, ma anche di giornalista, sia nel pubblico che nel privato. Bene, allora veniamo alla prima domanda che ti ho spiegato prima per darti un po' una panoramica, che è: quando hai capito che eri fuori strada e che cosa hai fatto? Allora, non ho proprio capito che ero fuori strada. Diciamo che le fasi della mia vita sono state tante e anche molto differenti, sia nella mia vita privata che nella mia vita lavorativa. Io sono sempre stato amante del tema dell'innovazione e quindi in qualche modo ho cercato di spingere per fare in modo di riuscire a lavorare trattando questi temi, la digitalizzazione, l'innovazione. Quindi io nasco da un passato proprio legato all'innovazione tecnologica, che mi è servito comunque come base poi per andare a svolgere il ruolo del comunicatore, perché comunque le piattaforme sono piattaforme digitali, e quindi avere una base di questo tipo ti aiuta. Non ho capito di essere fuori strada, ho capito che le strade poi cambiano spesso e volentieri, ma fa anche bene cambiare, nel senso che dopo tanti anni che fai un tipo di lavoro, magari poi ti adagi, è fisiologico un po' adagiarsi, e quindi andare a cambiare oppure modificare quella che è la tua routine quotidiana, sia nel privato, torno a dire, nella vita privata che nel pubblico, può sicuramente darti un ulteriore slancio per affrontare, insomma, quelle che sono le giornate, che non diventino una routine, ma che siano sempre giornate che in qualche modo si contraddistinguono una dall'altra, perché credo che nella vita fare un lavoro di routine, o comunque fare una vita troppo di routine, in qualche modo non ti permette di godere appieno di quello che la vita ti può fornire. Ma dal percorso di studi all'arrivare a fare questo lavoro, c'è stato un momento in cui eri indeciso,
c'è stato, diciamo, ci sono state delle deviazioni di percorso, dei momenti di impasse? Ah, guarda, io ho iniziato facendo l'insegnante, ho fatto per diversi anni l'insegnante a tempo, non a tempo pieno, comunque insegnante a tempo determinato. Come tu sai, ce ne sono tanti di insegnanti precari purtroppo nel nostro paese. Dopodiché la strada, il destino, il fatto, come vuoi chiamarlo tu, mi ha portato da fare l'insegnante a insegnare tematiche proprio riguardanti il digitale, per cui poi questo ruolo di insegnante me lo sono portato dietro tuttora, perché io tra i tanti capelli che ho, c'ho anche quello del formatore del docente, quindi continuo a farlo, ed è un qualcosa che sento mio proprio, quindi io non dico che poi non voglio anticipare le altre domande che mi farai. È un qualcosa che mi riesce bene, non lo dico io, lo dicono gli altri, quindi è che mi dà un grande soddisfazione. Ecco, quindi riuscire a non scegliere un'unica strada, ma scegliere magari un tema e su quello poi declinarlo con diverse sfaccettature, tra l'insegnamento, tra la produzione di contenuti per i cittadini, tra la produzione di articoli, io dirigo poi anche un giornale online, come tu sai, e quindi la produzione di articoli è la responsabilità anche di in qualche modo andare a leggere tutti quelli che sono gli articoli che poi vengono pubblicati sul nostro giornale. Tocca comunque sempre l'argomento di fondo, che è quello dell'innovazione, della tecnologia tendenzialmente. E l'insegnamento ti ha messo mai davanti a delle scelte, quindi delle strade difficili? Ma guarda, io mi ricordo a malapena, perché ho iniziato a fare il formatore già nel lontano 2000, per cui mi ricordo forse le prime volte il rapporto con il pubblico, con gli altri, era un po' più complicato. Poi se sei una persona che in qualche modo ha già nel suo DNA la capacità di socializzare, di intrattenere, e di non rendere noiosi quelle ore, quei minuti, quelle ore che tu passi a insegnare qualsiasi sia il tema che tu vuoi, che stai insegnando, ecco, ti accorgi che effettivamente poi magari eri portato per quella strada, e poi certamente sempre di più affinare la tecnica, questo sicuramente. Però io credo che chi fa formazione nella vita debba averlo un po' innato, ecco, quello di rapportarsi con le persone, non è una cosa banale. Conosco persone che conoscono una materia perfettamente, però difficilmente la sanno raccontare agli altri, ecco. Quindi questo sì, è un po' un percorso che nasce innato. Domanda provocatoria: tu da piccolo eri così estroverso, oppure è una qualcosa che hai appreso nel tempo? Perché tu hai detto, diciamo, che le persone, in teoria, chi insegna dovrebbe averlo un po' come vocazione, no? Anche come abilità spontanee. Io potrei essere io un esempio di qualcuno che invece non è stato così, che tendenzialmente non nasce estroverso, ma che diventa estroverso per bisogno, e poi gli piace, perché comunque ti fa scoprire delle parti di te. Come sei partito tu? Io sono stato un ragazzino fino a 13 anni timido, piuttosto timido, devo dire la verità, e questa timidezza poi mi ha portato a vivere non benissimo le relazioni con gli altri, in quanto poi magari fino a una certa età, ero, non dico emarginato, ma insomma ero fuori dal gruppo di ragazzi e dalle attività che facevano, proprio a causa della mia timidezza. Poi non saprei dirti esattamente qual è stato il punto di svolta, però a 14 anni sono cambiato e sono diventato l'opposto, e quando ho capito che l'opposto poi ti permetteva di avere tutta una serie di relazioni e di opportunità in più, come hai detto tu, sta cosa mi è piaciuta. E quindi ho spinto ancora di più per migliorare anche i miei rapporti interpersonali ed essere il più estroverso possibile. Alle volte lo sono anche troppo, ecco, quindi. Troppo in che senso? Spiegami. Troppo perché io sono ancora legato molto alla fiducia nelle persone. E mi è capitato più di una volta poi di rimanere scottato, insomma, non fregato, no, ma scottato sì, perché poi
credo che nei rapporti limpidi, cristallini, e alle volte poi le persone magari hanno, socializzano con te o comunque fanno amicizia o attivano un percorso di conoscenza solo per il fatto che magari poi gli servi per qualche motivo. Ecco, quindi io invece parto sempre dal presupposto che le persone che incontri e che conosci e che inizi a frequentare siano persone che insomma non hanno secondi fini. Non è sempre così, fortunatamente sono pochi casi, ecco, che, però quei pochi casi in qualche modo me li ricordo come, non dico come un insuccesso, ma come un momento forse negativo della vita, ecco, che però ti serve, sicuramente serve, no? per fare esperienza, per maturare, beh, insomma io di esperienza ne ho, visti gli anni, ecco. No? No, siamo giovani, dico a tutti gli ospiti, siamo giovani dentro, giovani. Sì. Bene, bene. Allora, invece veniamo appunto alla seconda domanda, un po' più specifica su quelle che sono state le persone della tua vita che io ho fatto l'esempio ti hanno riportato sulla strada. Tu hai detto che più o meno sulla strada c'eri già, hai fatto quello switch a 14 anni e poi hai proseguito andando a, come dire, a sostenere le tue inclinazioni e quindi a dire io sono più portato per, quindi approfondisco questo, e quindi hai avuto questo percorso che è arrivato a un'evoluzione comunque bella e che ti ha portato, no, a relazionarti con tante persone, con il pubblico. Quindi quali sono le persone chiave, le connessioni chiavi che hanno un po' costellato? Beh, ce ne sono state diverse nel corso degli anni, tra colleghi, amici, no, persone che in qualche modo, non dico ti hanno spianato la strada, ma ti hanno fatto, hanno aiutato a farti capire che quella era la strada giusta. Secondo me quelle sono le connessioni fondamentali. Non ti faccio nomi, ma insomma tra maschi e femmine ce ne sono stati diversi che anche in maniera così fortuita, non pianificata, ho incontrato in un percorso e mi hanno spinto a imboccare una strada piuttosto che l'altra, facendo secondo me le scelte magari più azzeccate in quel momento. Ecco. Ti andrebbe di fare qualche esempio per far sì che le persone, e questo è un po' l'obiettivo anche del podcast, si vengano, ricevano quella scintilla nel dire: oh, guarda, Cristian ha fatto questa cosa, effettivamente anch'io ho avuto una persona del genere, perché te lo dico perché spesso io lo sto vedendo in quest'ultimo anno e mezzo, facendo un percorso relativo all'aumento dell'intelligenza emotiva e allo sviluppo dell'empatia, ho notato che la visione del mondo spesso è offuscata da ricordi falsati, perché sappiamo, no, che noi ricordiamo le cose, ma in realtà non, molto spesso è tutto il contrario, di ex amici, ex compagni, ex eccetera, eccetera, e situazioni, no? Magari le ingrandiamo nella nostra mente e nel tempo si modificano e cambiano completamente. Non so, ti è mai capitato di incontrare magari un vecchio amico di scuola e dici: ma ti ricordi quando è successo? Ma veramente è successa quest'altra cosa? Quindi la verità è sempre su quel sottile confine tra immaginazione costruita dal nostro inconscio e via dicendo, e verità, diciamo, sui fatti. Quindi, in Ma gli questo esempi che senso. ti faccio sembreranno banali, ma non lo sono. Sono in primis mia madre, sicuramente, che non c'è più da qualche tempo, ma che spesso è riuscita a farmi ragionare di più, perché io sono un tipo molto impulsivo tendenzialmente. Quindi la vocina di mia madre che mi faceva ragionare, mi diceva: pensa prima di prendere una decisione, soprattutto nelle decisioni, diciamo, più importanti, quelle che erano in qualche modo ti avrebbero cambiato la vita, mi è servita sicuramente negli anni per prendermi quei minuti, quelle ore giuste per prendere una decisione in maniera più razionale, ecco. E poi sicuramente mia moglie, perché mia moglie è stata sempre la parte più razionale di me, lo è tuttora. Io continuo a ragionare con la testa alle volte di un quattordicenne, però insomma, capisci bene che in alcuni casi va bene, in alcuni casi no. Per cui ecco, quando si dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, posso confermarlo, ecco. Di solito è così. Cioè, ci deve essere sempre una persona che ti
non dico che ti corregge, ma che ti permette di non deragliare dal binario che stai percorrendo, oppure ti permette di fare, di azionare lo scambio quando serve che tu cambi quel binario. Da solo ce la puoi fare sicuramente, ma avere una persona che non ha nessun secondo fine, non ha, anzi l'unico fine è quello di migliorare, di farti del bene, se ne hai una vuol dire che sei fortunato. Io mi ritengo molto fortunato in questo. Bene, devo dire che condivido il discorso sul deragliamento, cioè che ce la facciamo da soli, ma effettivamente poi quello che sento è che più uno si sente perso, più alla fine spunta come per magia la persona che ti fa la chiamata e manda il messaggio, o comunque tu la vai a cercare, perché non è sempre, come dire, anche compito nostro andare a cercare benessere, no? Chiedere aiuto, eccetera. Sì, non bisogna mai aver paura di chiedere aiuto, su questo fronte qui tantissimi che conosco, poi per non farsi vedere più deboli, invece la debolezza è una caratteristica di tutti gli esseri umani, quindi è giusto anche farla vedere e non, come dire, non farsi prendere dal panico nel momento in cui dici: ah, faccio vedere il mio lato debole. No, assolutamente. Quando uno lo capisce diventa molto più forte. Sì, è vero. Mi è venuto in mente un termine che hanno coniato dopo al termine, mi pare, cioè coniato, già esisteva, ma l'hanno tirato fuori, se non erro, rispetto a alcuni libri che sono stati bestseller, e che prima mi pare fosse il termine legato, spesso lo usavano alle aziende, no? Come diventare un'azienda forse resiliente, e poi sono passati al termine antifragile. Non so Sì, a se... me non piacciono nessuno dei due termini, esatto. però in qualche modo sì, rispecchiano quello che ci siamo detti fino adesso, ecco. Poi c'è un abuso purtroppo, no, del termine resilienza, andava di moda e quando, ti parlo da giornalista, quando una roba va di moda lo ripetono tutti, soprattutto i giornalisti come dei pappagalli, ecco, quindi è diventato antipatico probabilmente perché lo si sentiva in tutte le salse, nelle pubblicità, nei giornali, nei telegiornali. Dopodiché, quando senti troppo un termine, tende a stufare, ecco. Sì, il concetto poi secondo me si basava, sai perché secondo me questi due termini, almeno questa è l'opinione che mi sono fatta io anche parlando con altre persone più brave di me in linguistica, ma anche in comunicazione, che hanno appunto tutto quel bagaglio magari nozionistico che può darti quella cronologia anche di fatti che sono avvenuti, anche di cose che sono avvenute in passato con altri termini. Se tu parti da un punto di vista che è sempre lo stesso e crei nuovi termini e li adatti, l'antifragile, appunto, resiliente, c'è cioè quasi questa narrazione dell'eroe forte e coraggioso che prima diventa resiliente, poi è antifragile, però non perde mai. Come mai non perde mai? Non è umano non perdere mai. Ma proprio per questo, cioè, resiliente mi piace di più, nel senso che la resilienza è qualcosa in più che ti dà la forza di ripartire o di reagire. Antifragile mi sembra quasi di parlare di una macchina, di un robot. No? La fragilità è insita nell'essere umano. Se non fossimo fragili non saremmo esseri umani, credo. Quindi se dici: ah, è antifragile, mi sembra che non stiamo parlando nemmeno di una persona, stiamo parlando di una macchina. Ecco. Quindi è un termine che non, qualcuno che ascolterà il podcast poi mi odierà, ma non fa niente. Ma no, guarda, non credo perché certi argomenti, anche in modo come vengono presentati, attraggono determinate persone. Su questo, no, a livello di comunicazione, credo che siamo d'accordo. E soprattutto, questa modalità di pensiero, almeno quelle che stiamo esprimendo fino ad oggi, sono libere, nel senso che non dicono questo è così, questa è la verità, e tutti dovete credere a questa verità, che è un'impostazione, secondo me, appunto, cioè, che lede le libertà altrui. Come ti ho detto all'inizio, prima di cominciare il podcast, riguardo all'ultima domanda, se sei d'accordo con questa teoria, che poi la teoria, ripetiamo magari per chi sente per la prima volta questo podcast da questa puntata, ho fondato questo podcast perché volevo far sì che le storie delle persone che ho conosciuto nel tempo potessero ispirare le persone che magari devono affrontare una scelta.
scelte le affrontiamo tutti i giorni, però nello specifico appunto può essere la scelta della propria strada, della propria vita. E quindi in questo caso, secondo me, quello che stiamo dicendo, Christian, sicuramente ispirerà molte persone, e sicuramente capiranno anche i metamessaggi, i messaggi fra righe che comunque tutti diamo quando parliamo della nostra vita, no? Ognuno coglie quello che deve cogliere, no? Non c'è mai... io e te sentiamo una cosa e capiamo due cose differenti proprio perché abbiamo l'occhio posato su qualcosa che ci fa male, spesso fa male, va bene? No, spesso è qualcosa che ci fa male, che attira l'attenzione. Bene, l'ultima domanda è particolare, no? Come ho già anticipato, come mai pensi di essere destinato a questa strada e se pensi di essere destinato alla strada che hai intrapreso? Allora, io penso di essere, come ti ho detto prima, di essere destinato alla strada di, in qualche modo, rivolgermi a un pubblico più ampio, comunicare, cercare di portare quelle che sono nuove conoscenze a un pubblico vasto. Rapportarmi però anche in maniera one-to-one con le persone che quasi quotidianamente faccio, per esempio, con i cittadini della mia città attraverso i canali social del comune. E quindi, come ho detto prima, forse destino è una parola grossa, credo di essere portato più che destinato a questa strada. Ciò non toglie che magari fra 5 anni, 7 anni, potrei anche decidere di cambiare completamente strada e andare a fare lo chef no, perché particolarmente bene. Però, come ho detto, lo dicevamo prima, fuori dal podcast, credo che dopo tanti anni che fai un tipo di mestiere magari ti serva in qualche modo anche una piccola modifica per rinnovarti, per cercare di che la tua strada non diventi una routine quotidiana che ti fa in qualche modo perdere quella che è la mission per cui l'hai iniziata ad intraprendere questa strada. Ecco, quindi durante la strada qualche piccola deviazione di percorso può servire proprio per andare in qualche modo a rinnovare la voglia di sentirsi vivo e di fare qualcosa anche in funzione degli altri. Bene, una domanda supplementare, visto che sei genitore. La strada dei figli. Quanto c'entra un genitore nella strada dei figli? Allora, fino a una certa età è fondamentale il genitore, dopodiché il genitore dovrebbe farsi da parte, questo è un mio personale parere, una mia personale opinione, perché il figlio poi deve scegliersi la sua strada, a partire dalle scuole che sceglie di fare, quindi dal percorso di studi, perché secondo me un genitore non dovrebbe mai doversi sentire dire un domani ma hai scelto tu, non sono felice, perché hai scelto tu la strada che ho dovuto percorrere. Ecco, io per mio figlio non vorrei mai sentirmi dire questa frase. Mio figlio quest'anno fa 18 anni, quando è dovuto andare alla scuola superiore, ha scelto lui la scuola da fare, tra un anno sceglierà la facoltà universitaria da seguire. Se lui mi chiede un consiglio, io posso dargli non dei consigli, ma dei racconti, ecco, in base a quella che è la mia esperienza e quello che vedo nel quotidiano, quello che sento, ma sicuramente non sceglierò io quella che sarà la sua strada. Quindi se vorrà restare a Trieste, se vorrà andare all'estero, insomma, tutte le esperienze che vorrà fare dovranno essere esperienze di testa sua, anche per sbatterci la testa, no? Perché sai benissimo che fino a che uno non ci sbatte la testa non si può sempre tenere un figlio sotto una campana di vetro, anzi deve fare esperienze anche negative, perché poi queste esperienze negative ti fanno poi magari riportare, come era la domanda precedente, sulla strada giusta. E quindi è giusto che un figlio cammini con le proprie gambe. Certo che l'aiuto del genitore dal punto di vista non solo economico, perché ahimè qui in Italia va tanto, no, il discorso del supporto economico, per forza di cose in qualche modo mi viene da dire, ma un aiuto proprio a livello di potersela fare, di spingere il figlio a dire vai, fai le scelte che vuoi fare, realizzati al meglio come vuoi, come pensi meglio per te. L'importante è che tu la sera
quando vai a dormire, la mattina quando ti svegli, la prima cosa che pensi: sto facendo quello che voglio, sono felice. Ecco, questa per me è la cosa più bella che mio figlio che mi possa dire, qualsiasi scelta lui faccia. Bene, allora io vorrei concludere questa puntata con una riflessione, un consiglio di lettura o anche più consigli di lettura che possono, secondo te, averti indirizzato o averti accompagnato, visto che la tua strada è stata abbastanza tracciata fin da subito, se ti viene in mente qualcosa, oppure qualcosa che può essere di ispirazione per chi sta sentendo il podcast. Può essere rivolto verso un adulto, ma anche, per esempio, verso dei ragazzi giovani. Allora, di esperienze che mi hanno, cioè di lettura che mi hanno portato poi magari ad avere questo percorso, tendenzialmente sono tutti libri di psicologia, perché io sono amante della psicologia, quindi avrei potuto scegliere di fare lo psicologo. E ti sarebbe venuto Invece, molto bene, secondo ma me. beh, non lo so. Invece esperienze di lettura per migliorare o comunque per capire, e ti parlo qui in maniera più stretta del mio lavoro, di quello che faccio, guarda, te ne posso raccomandare alcune, ma ce n'è una per tutte, che è il libro di Francesco Di Costanzo, che tu conosci, Vi associo al viaggio nell'Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, che racconta, qui c'è un capitolo che ho scritto anch'io all'interno, che racconta come ormai da anni la pubblica amministrazione si stia cercando di rinnovarsi grazie a persone, e sottolineo grazie alle persone, che hanno cambiato l'approccio con i cittadini. Quindi c'è stata veramente una rivoluzione nel paradigma della comunicazione pubblica, e quindi il libro che consiglio proprio Pia Social, che racconta ormai quasi da 5 anni quella che è stata l'evoluzione, quello che è stato il lavoro che stiamo portando avanti anche come associazione. E magari un romanzo di formazione che può essere l'ispirazione a chi magari è più giovane, qualcosa che hai letto, magari anche tu quando eri più giovane, che può scuotere allo stesso tempo poi appunto farsi delle domande, perché poi alla fine la vita è fatta di domande, non di risposte. Risposte forse non esistono, ci sono le domande e ciò che accade, no? Orca, qui mi trovi un romanzo di ispirazione. Ti dico la verità, i libri li ho sempre letti con passione, ma non mi hanno mai ispirato troppo in quello che poi sono diventato. Quindi non saprei darti un consiglio su E questo film, tema. nello specifico, magari qualche film che ti ha ispirato? O qualsiasi forma d'arte che ti abbia potuto Ma allora, ispirare? film, diciamo quelli che mi sono piaciuti di più a suo tempo, ma senza. Non avrei mai pensato poi di diventare un giornalista. Sono tutti quei film americani della fine anni 70, inizio 80, con Robert Redford, che parlavano di scandali, e di scandali di cronaca, raccontati da giornalisti d'assalto. Ce ne sono diversi, insomma, torno a dire Robert De Niro piuttosto che altri attori molto, molto famosi, che in qualche modo riuscivo a immedesimarmi in queste persone che, non per i soldi, ma per l'etica, per la voglia, insomma, di raccontare la verità, combattevano delle lobby, oppure andavano veramente a rischiare la vita per raccontare la verità ai cittadini. Ecco, nel mio piccolo cerco di avvicinarmi a questo stile di vita. Quindi ha creato un immaginario attraverso il cinema più che attraverso, diciamo, la lettura. Sì, perché probabilmente i libri che ho letto sono sempre stati libri più legati a temi, come ti ho detto, sociologia, psicologia, insomma, libri che ti spiegano, ecco, come affrontare magari delle situazioni, ma che non ti immergono, come può essere un libro o un film, come dicevi tu, che fa un racconto, insomma, dove uno veramente può immedesimarsi appieno. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Magari vuoi dare qualche riferimento per contattarti o per contattare il magazine, quello che vuoi, tanto poi dopo lo andremo a mettere nella descrizione.
Sì, ma a me mi trovate sui social tendenzialmente, quindi non ti È un po' lascio una boomer bella, questa frase, però, eh. vabbè, ma sono boomer, quindi. No, non lascio una mail perché ci credo poco alle mail, soprattutto perché ne ricevo talmente tante che chi mi contatta sulla mail probabilmente non otterrebbe una risposta che piuttosto che se mi contattasse su Messenger o su Instagram o su, insomma, qualche altra piattaforma. Per quanto riguarda il giornale, è datamagazine.it e la mail in questo caso è redazione, chiocciola datamagazine.it, se volete proporvi come candidarvi come contributor, siamo sempre aperti a nuovi, soprattutto ai ragazzi più giovani, per pubblicare gli articoli di persone, insomma, che hanno magari una visione del mondo diversa dalla nostra, quindi ben venga se qualcuno vuole partecipare e contattarci. Bellissima questa frase finale, secondo me è una chiosa stupenda. Riuscire a partecipare a un progetto con persone che la pensano in maniera diversa dalla tua e che quindi sono aperte a spunti, e questo dovrebbe essere un po', diciamo, il mood che dovrebbero avere anche le aziende, Se aggiungerei tutti così. la pensassimo in ugual modo, la vita sarebbe veramente triste, secondo me. Quindi ci sta che le persone ragionino e pensino in maniera differente. Poi si può trovare sicuramente un punto di arrivo, ecco, di vicinanza. Però io sono sempre molto. Mi piacciono di più le persone che ragionano di maniera diversa da me, perché magari mi danno degli spunti che io non avevo pensato. Se ti confronti con persone che ragionano sempre come te, non cresci, secondo me. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti sono persone adulte che hanno, sono adulte solo nella, a livello anagrafico, diciamo così. Infatti. Bene, grazie al nostro ospite. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate arretrate e i contatti sul sito vanilli.it, cioè il menu con l'area del podcast, oppure ovviamente su tutte le piattaforme podcast. E niente, grazie Christian. Grazie a te. E vi saluto, mi raccomando, buona strada e esagera sempre. Hai ascoltato Secondi Attimi, storie di strade ritrovate e seconde possibilità. Visita il sito www.vandilli.it per riascoltare tutte le puntate e lasciare i tuoi commenti.